parlato con Sergio Tommasini dalla Canottieri Sanremo per un'iniziativa importante. La Canottieri apre le porte a tutti e ospita ragazzi che questa sera hanno preparato una pericena e hanno lavorato tanto. Beh, una bella iniziativa che vede come promotrici la scuola edile di Imperia in collaborazione con l'ASF e l'ASL Unimperiese. L'iniziativa si chiama Io sono qui. I ragazzi hanno lavorato oggi, cucinato insieme al chef stellato Giuseppe Colletti e con i nostri collaboratori e questa sera degustiamo in amicizia tutto quello che loro di buono hanno preparato. Cosa significa per la Canottieri aprire le porte a tutti, anche a chi vuole essere qui, come il titolo dell'iniziativa? Beh, diciamo che la Canottieri è stata sempre molto attenta. Io come presidente della Canottieri dall'anno scorso abbiamo accolto con una convenzione la Polisportiva Integrabili. La nostra Monica Albarelli ha seguito, alcuni ragazzi si sono cimentati nello sport della canoa, quindi per me è un grande onore e la nostra attenzione è sempre alta. Che cosa si prova ad aprire le porte della Canottieri anche a questi ragazzi che si danno tanto da fare? Ah, è una cosa senz'altro meravigliosa. Ormai sono 2 anni che collaboriamo con la Polisportiva Integrabili e portiamo avanti il discorso, diciamo, per loro sportivo. Però io ho notato che questo inserimento di bambini disabili nella mia squadra, perché io li faccio lavorare insieme con i miei ragazzi normodotati, serve di più ai miei ragazzini che avevo già che non ai bimbi disabili, perché si sentono protagonisti, li possono aiutare e quindi crescono senz'altro di più rispetto ad avere una squadra solo con bimbi normodotati. Cosa c'è da imparare da loro? Da loro c'è da imparare la sincerità, perché difficilmente riescono a essere subdoli nelle loro richieste, sono molto spontanei e quindi ti insegnano molto da questo punto di vista. Ecco, purtroppo abbiamo saputo che la Canottieri Sanremo è una delle poche associazioni che apre le porte a questo tipo di progetti. Da parte sua, da parte di un'allenatrice, un messaggio per chi magari vuole fare questo passo? Ecco, non avere paura, non avere paura di affrontare questa situazione, questo tra virgolette problema, perché sono i ragazzi stessi che ti aiutano a portare avanti il discorso sportivo, perché ti aiutano loro a capire di cosa hanno bisogno e che gli esercizi che loro riescono a fare. Quindi non abbiate paura, fateli venire in società perché sono senz'altro un punto di forza poi per tutti. Questi corsi sono rivolti a ragazzi con disabilità medio-lieve su segnalazione ASL e sono attivi da quest'anno a Sanremo in collaborazione con l'ASF e la Scuola Edile di Imperia. Il progetto prevede una parte di autonomie da far acquisire ai ragazzi e una parte attraverso laboratori pratici, che sono giardinaggio, bar, ristorazione e informatica, l'opportunità di apprendere delle conoscenze per essere poi inseriti nel mondo del lavoro. Noi come servizio di disabilità adulti dell'ASL Unimperiese abbiamo collaborato alla realizzazione di queste serate, di questa pericena e speriamo di altre nuove cene, proprio per permettere ai ragazzi una motivazione maggiore rispetto all'attività formativa che svolgono presso la scuola edile. E abbiamo curato la progettazione principalmente e l'attività di questa sera. È andata piuttosto bene. Ognuno ha bisogno di un proprio chef a disposizione, no? Vabbè, abbiamo preparato le lasagne, abbiamo preparato la salsa gambero e altre cose. Beh, domani un chef e dopodomani una persona qualunque. Consiglieresti ad altri ragazzi di fare lo chef, di iniziare il lavoro in cucina? Oh, ma certo. Ti è piaciuto? Sì. Abbastanza.